Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 31 agosto, bentrovati, benvenuti al primo di cinque appuntamenti con You Leader. Buongiorno, buongiorno, palesatevi, fatevi vedere, comunicate da dove state seguendo You Leader, se lo state seguendo in diretta, e scrivete da dove state seguendo questa prima puntata di You Leader, o se la state vedendo in registrata scrivete replay da e andrete a spiegare da dove. Buongiorno a te Giusy, buongiorno, non ci perderemo oggi in tantissimo nel commentare i vostri commenti. Ciao Luigi, ciao Micaela, ciao a tutti quanti, poi magari andremo a leggerli dopo, perché abbiamo un compito molto importante oggi, che è quello di gettare le basi di questo mini corso online che si chiama You Leader. Per cui buongiorno, buongiorno, appropinquatevi, si diceva un tempo quando c'erano i grandi spettacoli in piazza. Allora ragazzi, che cosa accadrà in questi pochi minuti di oggi e delle prossime quattro giornate, perché vi ricordo saranno cinque appuntamenti? Accadrà che parleremo in maniera abbastanza dettagliata, abbastanza anche spinta, di alcuni dei piccoli grandi segreti della nostra professione, no? Parliamo di network marketing, questa rubrichetta è mirata a dare spunti alle persone che hanno il sogno di diventare leader, ed è anche mirata alle persone che vorrebbero e vogliono diventare networker di professione, quindi attenzione a quello che andremo a raccontare. Come si svolgerà questa tornata di queste cinque puntate? Si svolgerà in maniera molto semplice. Io vi proporrò tre parole, che poi sono tre concetti, sono tre argomenti che poi andremo a sviscerare uno alla volta. Io vi invito, qualora lo vogliate, a condividere questa diretta e taggare il vostro team. Perché? Perché alcuni di questi concetti li abbiamo sentiti tantissime volte dai nostri mentori. Molti di questi concetti voi li insegnate ai vostri team, però fa sempre bene ripeterli, e soprattutto fa sempre bene avere dei video che sono dei punti, potranno essere dei punti di riferimento, perché gli argomenti che andremo a toccare sono veramente i più importanti della nostra professione. Per cui se ne avete modo, condividete la diretta e taggate il vostro team, così come racconta il ticker che sta scorrendo qui sotto. Allora, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti voi, poi vi farò faremo scorrere anche in sovrappressione i tanti commenti che ci sono. Continuate a scrivere, a commentare, anche a domandare, perché sicuramente potranno tornare utili le vostre osservazioni a tutti quanti. Allora, You Leader funziona così. Io vi lancerò tre parole, come detto, e poi le andremo ad approfondire una alla volta, e ognuno di quei concetti finirà poi con una domanda alla quale vi invito poi magari a rispondere in tempo reale, e lì pubblicheremo ciò di cui stiamo parlando. Allora attenzione, prendete nota, vi do un consiglio spassionato, anche se sono le 8:33, anche se in mattina, anche se ancora alcuni di noi devono aprire per bene gli occhi, anche se magari in questo momento siete in giro nel mezzo pubblico, guardatela questa diretta, ma se ne avete modo sedetevi con un foglio bianco davanti, quindi anche con una penna, prendete nota, perché sono concetti che potrete utilizzare per raccontare questa professione al vostro team o alle persone che inizieranno a fare questa professione. Allora, le tre parole di cui ci occupiamo oggi, vi invito subito a prenderne nota, sono queste qui. Sono tre verbi: lanciare, di qua, conoscere e desiderare. Scrivetemele: lanciare, conoscere e desiderare. Adesso andremo a sviscerarle, capirete quanto è importante racchiudere in un concetto, in una parola, le cose che poi questo business, questo lavoro lo fanno funzionare. Quindi lanciare, conoscere, desiderare. Vedete, mettiamo qui le paroline qui sopra in maniera da ricordarci, e anche per poter poi a futura memoria ripescare questa diretta. Allora, fateci caso, alcuni componenti del vostro team stentano a partire, oppure voi stessi vi sentite leggermente attrassati, in ritardo e appesantiti nel fare i primi passi in questo business, in questa attività. Sappiate che tutto
dipende dal capire la differenza che c'è fra queste due paroline, ragazzi. Avviare un business oppure lanciare il proprio business. Io le ho sentite per la prima volta, questo binomio, questa antitesi, l'ho sentita per la prima volta da Paolo Meucci, il quale ci faceva notare proprio qual è la sostanziale differenza fra partire con un business esercitando una certa intensità oppure lanciare il proprio business. Guardate che capire questa sfumatura, sentire la differenza fra lanciare e avviare semplicemente una propria attività è realmente tutto. Ecco perché ho deciso di mettere questo come primo argomento. Qual è la differenza sostanziale fra chi avvia il proprio business e chi invece lo lancia? Perché questo vi permetterà anche di fare una specie di indagine interiore per capire se voi, il vostro business, lo avete iniziato oppure se lo state lanciando. Avviare qualcosa significa provare. Probabilmente conoscerete la poca grinta delle persone che iniziano a fare questo business e iniziano per l'appunto a farlo con la mentalità del provare. Lo faccio, proviamo, vediamo come va. Oppure, ok, faccio le azioni che mi hai consigliato, proviamo, provare a tentare non nuoce. Ecco, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di approccio è assolutamente da evitare, e questo lo dico rivolgendomi a chi magari sta seguendo, perché è ciò che potrebbe uccidere il tuo team. Quello che dovresti, attraverso l'esempio, attraverso l'intensità delle tue azioni, spiegare subito, far comprendere subito a chi ha orecchie per intendere, che un business non va avviato semplicemente. Questa non è un'attività da provare. Sapete cos'è che si prova, cos'è che si sperimenta? Si provano le cose di cui che tu non sai come funzionano. Si provano le cose sconosciute. Ma santi Dio, in una professione in cui migliaia, centinaia di migliaia e milioni di persone al mondo hanno risultati pazzeschi, non puoi dire avvio la mia attività di network marketing, proviamo se funziona. Se funzionerà o meno dipenderà dalla tua mentalità, se avrai deciso di avviare e dunque di provare, oppure se avrai deciso di lanciare la tua attività. Perché quando tu lancerai il tuo business, automaticamente sei proiettato verso il riuscire ad avere un risultato. Fateci caso, perché la differenza è sottile ma è evidentissima. Quali sono le vostre persone, i componenti del vostro team che riescono immediatamente ad avere risultati? Sono coloro che lanciano il proprio business. E quando tu lanci qualcosa, vuol dire che prendi la rincorsa, oppure vuol dire che sudi sette camicie, perché devi spingere una macchina, devi oliare un meccanismo, devi essere sempre presente, perché tu il tuo business lo devi lanciare, e allora riuscirai. Fate caso ad un altro aspetto: le persone che avviano il proprio business in sordina, in punta di piedi, cosa accade? Che poi a un certo punto, se capiscono, si rassicurano, se veramente avvertono l'opportunità, improvvisamente, dopo essere iniziati, partono, si lanciano. Assolutamente sì, Carmen, condividete molto tranquillamente, ragazzi, perché questi concetti sono quelli che racconterete, perché YouLeader si chiama YouLeader perché lo sappiamo che in ognuno di voi, in ognuno di noi, c'è il desiderio di essere un leader, e tu sei un leader quando applichi innanzitutto dei concetti fondamentali e quando li metti a disposizione di tutti gli altri. Per cui, perché, ragazzi, sentite dire sempre lanciate il vostro business? Organizzate i vostri 90 giorni. Perché secondo voi si parla di 90 giorni? Perché devi darti tempo, perché questa non puoi sminuirla. Questa è una professione con i controcazzi, che ha bisogno di
competenze acquisite, che ha bisogno di mentalità d'acciaio che deve svilupparsi e ha bisogno di tempo per mettere a punto i meccanismi. È una professione, non è un gioco. È una professione, non è una truffa. È una professione, non è un gratta e vinci. Almeno 90 giorni per vedere gli effetti del tuo lancio. Perché devi darti tempo, perché devi imparare, perché se lavori online devi farti conoscere, perché se lavori online non puoi conoscere i piccoli grandi segreti che ti consentiranno, grazie allo sfruttamento degli algoritmi, grazie allo sfruttamento dei canoni della bellezza, non puoi avere subito i risultati che hanno i professionisti, perché i professionisti non iniziano questo business. Non iniziano per guadagnare subito. I professionisti del network lanciano il proprio business per poi raccogliere in maniera evidente ed abbondante, perché un business non si avvia ma si lancia. Per cui, perché 90 giorni? Perché non dovreste andare in allarme dopo la prima settimana? Chi ha un team, almeno una persona avrà sentito almeno una volta: non funziona, ci sto provando, sono tre giorni. Ma guarda, io ti dico che non ti dico 90 giorni, ti dico i primi 90 giorni, perché se poi non funziona vuol dire che tu stai provando a fare questo business. Allora rifanne altri 90 giorni lanciando il tuo business, regola l'intensità delle tue azioni, regola l'intensità del tuo desiderio. Se tu avvii il tuo business, tu non hai nella tua testa il desiderio bruciante di realizzare un desiderio, ma hai semplicemente il desiderio di provare a vedere se funziona. Voi pensate che Ronaldo provi ad entrare in area con la palla al piede per provare a infilare la palla nel set? Voi pensate che Ronaldo provi? Oppure Ronaldo vede, desidera e quindi lancia la sua azione? Quindi mettiamo appunto questo concetto, non lasciamoci spaventare dalle tempistiche, ragazzi, perché questa è un'attività seria. Se pensi di avere risultati solidi, stabili e duraturi dopo una settimana o dopo un mese, questo non è il lavoro adatto, perché questo non è un luogo in cui ti regalano soldi. Il network marketing non è una professione in cui, sbattendo gli occhietti al datore di lavoro, puoi sopravanzare gli altri. Il network marketing non è una professione in cui puoi, e lo vedremo più avanti, improvvisare. Datti tempo, lancia il tuo business. Se ne hai voglia, se non è il tuo momento, non farlo. Se vorrai avere dei risultati, dovrai più avanti lanciarlo. Va bene, questo è quello che era attinente al concetto di lanciare. Io vorrei che voi vi annotaste proprio questa differenza e ogni mattina guardaste il foglio su cui avete scritto, penso, avviare contro lanciare. Ogni mattina dovete dire: ma oggi a quale sfera appartengo? Alla sfera di coloro che stanno avviando il loro business o a coloro che lo stanno lanciando? Guardate che le vostre azioni lo dicono molto chiaramente. Vediamo un attimo alcuni commenti prima di passare al secondo argomento. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Non li faccio scorrere in video per non perdere tempo. Paola dice: no, che provare, io lo desidero fare ogni momento della giornata. Io mi vedo già president, certamente puoi condividere. L'ottima Crizia dice: il desiderio bruciante è sempre alla base, dobbiamo imparare ad essere leader di noi stessi, dice Paola Pucci, e su questo non c'è alcun dubbio. Se siete pronti, ragazzi, possiamo passare alla seconda parola, quella che vedete scritta qui sopra, che è conoscere. Dunque, la differenza che vi voglio sottoporre, l'antitesi che vi voglio sottoporre per esprimere questo concetto è questa qui. Lo avevo accennato qualche secondo fa. C'è una grande differenza fra improvvisare e conoscere.
VS significa versus, improvvisare versus conoscere, improvvisare contro il concetto di conoscere, perché i vostri team, i nostri team a volte non funzionano, perché i nostri team a volte hanno difficoltà a trasformare questa professione nella risoluzione definitiva della propria vita, perché le persone sono convinte che qui si possa improvvisare. Le persone sono convinte che il concetto di creatività, che è importante in questa professione, valga a tutto tondo, per cui magari ti suggeriscono di fare un'azione, non la fai così perché la fai a modo tuo, perché tu hai quel modo di vedere la vita. Ragazzi, è una professione con le sue regole, con i suoi canoni, con l'unica differenza che è grandissima la percentuale di coloro che decidono di conoscere come si fanno le cose, di conoscere le cose piuttosto che improvvisarle. Quindi il dualismo fa improvvisare e conoscere. Segnatevi anche questo, perché ragazzi, improvvisare equivale a complicare le cose. Dal tuo team, che tuo non è, perché comunque ognuno è per sé, ognuno è professionista e imprenditore a modo suo, ma dal team che tu vorresti ispirare, dovresti quasi pretendere che le persone non si complichino la vita. E la tendenza a improvvisare, la tendenza a fare le cose senza aver studiato, fare le cose senza averle magari prima approfondite, porta a complicare il tuo business. Vale sempre il concetto che less is more, cioè meno dici, meno fai, più hai risultati. Ma attenzione, non puoi arrivare al concetto di semplificazione facendo le cose a casaccio, improvvisando, cercando una strada, dici metto a punto, tanto troverò il mio metodo. È una perdita di tempo, perché c'è chi ha già sbattuto cercando la maniera di lavorare. Per cui non improvvisare, perché andresti a complicare tutto, ma impara a conoscere, perché poi ti porta a semplificare. Soltanto se tu conosci nel profondo la tua professione, solo se tu conosci per bene il piano compensi del tuo business, potrai poi raccontarlo a te stesso o al tuo team semplificandolo. Sapete per quale ragione le persone trovano questa professione complicata? Sapete perché le persone trovano complicati i piani compensi? Perché pensano di poter improvvisare, pensano di poter diventare professionisti, di diventare networker professionisti sulla base dell'improvvisazione, ed escludendo il concetto di documentazione, di conoscenza. È assolutamente impossibile che una persona diventi un networker sereno, soddisfatto, con guadagni automatici e ricorrenti nell'arco della propria vita, se non imparerà a conoscere. Conoscere presuppone che cosa? Presuppone moltissimo studio, moltissimo sudore. Certo, questa non è una cosa che va detta. Quando inizi a fare questa attività non puoi dire vieni perché dovrai sudare tantissimo, perché comunque la nostra è una professione molto easy, molto zen, molto rilassata, ma può esserlo per chi decide di tirare a campare. Ma se tu vuoi essere un leader, se stai vedendo questi video stamattina, questa diretta che si chiama You Leader, se vuoi essere un leader e vuoi essere all'altezza di coloro che spaccano, non c'è niente da fare, non puoi improvvisare, devi conoscere come stanno le cose, devi quantomeno conoscere gli elementi principali della tua professione. Leggi, analizza, verifica ciò che fanno gli altri e dove li porta il loro atteggiamento. Conosci la mentalità delle persone, conosci il mindset, impara ad approfondire e a documentarti su ogni cosa che ti tornerà utile, perché solo se tu sai 100 potrai spiegare 10,
solo se tu conosci tutto nel dettaglio avrai il potere, perché è un potere quello di semplificare le cose. E guardate che questo è altrettanto importante quanto il primo concetto. Quindi che cosa accadrà oggi? Che molte persone cominceranno a fare questa attività, oppure continueranno, e ci sono delle cose che gli sono oscure, ma non andranno a documentarsi, perché pensano che potranno comunque improvvisare cammin facendo. No, ti imputtanerai il tuo business, andrai a inguagliarti, perché se improvvisi sbagli in maniera plateale, e se sbagli in maniera plateale devi impiegare del tempo per ripiegare, per risolvere gli errori che hai creato. Gli errori restano tali solo quando non li risolvi, quindi c'è molta gente che poi sbaglia e molla, perché improvvisa. Coloro che non mollano, coloro che capiscono l'opportunità, sono coloro disposti a conoscere, perché solo la conoscenza ti porta a semplificare. Chiudiamo con questa domanda. Perché secondo voi, vorrei che mi rispondeste in maniera da poter guardare e mettere in evidenza i vostri commenti. Perché secondo voi il team, il vostro team, i nostri team, alcuni componenti dei team, perdono motivazione? Potete scrivermi il vostro punto di vista. Perché i team periodicamente perdono motivazione? Vediamo, c'è qualcuno che ha il suo punto di vista. Io intanto cerco di... una minaccia? Chi non si informa non si forma, una frase scontata, ma è così. Chi non si forma si ferma. Buongiorno Max, buongiornissimo. Studiare sempre e farsi trovare pronti, applicarsi ogni giorno, imparare per poi duplicare. Come mai non riesco a duplicarmi? Perché non riesco a iscrivere persone? Semplice, perché non conosci e dunque non sai semplificare, non sai spiegarlo. Di questo si tratta. Pensarti a stare tranquillo, ma soprattutto se vuoi la libertà, prima devi sudare e farti il mazzo. Anche questa è una grande equazione molto semplice. Perché perdono motivazione? Vediamo cosa dite. Perché non c'è affiatamento o condivisione? Perché tendono a isolarsi e non rimangono sul pezzo? Monica dice, sono le persone che non fanno e che vogliono subito guadagnare, perché non hanno il focus, non hanno il loro perché vivo, perché è difficile avere motivatori come te, perché non vogliono veramente, non hanno le competenze giuste ancora, perché si perde di vista il proprio desiderio, il proprio perché. Il team perde motivazione perché decide a un certo punto di improvvisare e di non conoscere. E poi ci sono dei leader che commettono un errore incredibile, madornale, che può distruggere il loro business. E l'errore è quello di pensare di saper dare motivazione. Ma io il mio team lo motivo sempre, gli dico, gli faccio le zoom sul mindset, io il mio team gli dico, dai, pensa al tuo sogno, forza, che oggi chi vuole arrivare a Natale con i soldi, chi? Ma voi pensate che la motivazione sia una cosa che debba viaggiare sganciata dalla conoscenza? Come puoi spiegare a Ronaldo che lui deve vincere questa partita oggi, se lui non sa come calciare con il suo piede abile? Come potete pretendere che Ronaldo vada in porta se non conosce i fondamentali del calcio? Come pensate di poter mettere sangue, grinta e motivazione nelle persone del vostro team se prima non pretendete che loro abbiano conoscenze? Dunque, se prima non gli trasmettete conoscenza, non potete spingere qualcuno a fare qualcosa se questo qualcuno non sa cosa deve fare, se non conosce il contesto in cui deve fare le sue azioni. Pensate di essere tagliati per il successo semplicemente perché raccontando la tua storia fai piangere le persone dall'altra parte, oppure semplicemente perché facendo una zoom riesci a toccarli nel cuore e quindi pensi che questo tipo di motivazione faccia partire le persone?
quella motivazione si spegnerà dopo pochissime ore se le persone non hanno la conoscenza. Ragion per cui prima conosci, studia, applicati, documentati, conosci a menadito questo cazzo di piano compensi, perché c'è scritto, tutti coloro che lo hanno letto da un foglio, dai documenti ufficiali dell'azienda. Questo vale per chiunque faccia network. Approfondite, perché solo così saprai semplificare e spiegarlo alle tue persone. Dopo avergli dato quella piccola conoscenza, attecchirà la tua motivazione. Perché pensate che con Alessia siamo costantemente impegnati con gli altri leader del team a creare strumenti, a dare conoscenza, a spingere sulla conoscenza? Perché la motivazione deve trovare qualcosa su cui attecchire. Altrimenti sei destinato a frequentare quei corsi dei grandi motivatori, a spendere 800, 1000, 1500 euro per andare in una platea, a uscire con il cuore gonfio di grinta, e poi si spegnerà tutto nell'arco delle prime 24 ore perché non sai cosa fare, non hai la conoscenza su cui fare attaccare le tue azioni. Ok, poi leggeremo e metterò in evidenza i vostri commenti. Sono tanti, perdonatemi, vado avanti per non allungarmi eccessivamente, tanto possiamo rivederli. Vi prego anche di continuare poi a commentare. Allora, attenzione, l'ultimo concetto è quello del desiderare. È l'ultima parola attorno alla quale daremo qualche concetto oggi. Come vedete, sono tutti verbi, se ci fate caso, sono la chiave del perché i vostri team, i nostri team a volte rallentano, del perché le vostre persone, del perché voi stessi annaspate. Di questo si tratta. Desiderare. Ecco l'equazione, come la chiama l'amico Max, che bisognerebbe sempre tenere a mente. Sperare versus desiderare. Dai, lo faccio, speriamo che Dio ce la mandi buona. Dai, spero che sia come dici. Il contrario esatto di sperare è desiderare. Perché? Ecco perché. Perché se tu speri, vuol dire che tu non vedi ciò che vorresti raggiungere. E se tu non vedi, vuol dire che non credi di avere tra le mani l'opportunità che ti porta a vedere e dunque a raggiungere il tuo obiettivo. Pensateci. Pensate a tutti quei componenti del vostro team che esordiscono dicendo: ok, dai, speriamo che sia così. Che cosa vedete nei loro occhi, nelle loro parole? Vedete che loro hanno deciso di non spingersi con l'immaginazione. La parola immaginazione è la fusione di due concetti, di immagine, che è una cosa che vedi, e l'azione, ciò che ti serve per rendere concreta quella magia. Anche la parola immagine contiene la parola magia. Quindi se tu non vedi, se non metti in atto la magia dello spingerti verso vedere nel dettaglio il tuo obiettivo, non ti verrà neanche il desiderio di fare le azioni giuste. Immaginazione. Perché? Perché tu speri che sia così, perché lì fuori ti hanno abituato ad aspettare che qualcuno decida per te. Solo sulla salute si può sperare, perché c'è qualcuno sopra di noi che decide se dartelo o meno, anche se aiutati che il ciel ti aiuta. Se mangi bene probabilmente avrai qualche chance in più di farti aiutare, per esempio. Quindi sperare è tipico di chi mette la propria vita nelle mani di un altro regista. Diceva Alain Legret l'altro giorno: sì, il pilota della tua vita, sì, il regista del tuo film, dico io, perché molti sono felici di essere attori protagonisti della propria vita e non hanno capito che la stanno prendendo in quel posto perché c'è chi guida gli attori, ed è il regista. Se tu speri, sarai semplicemente un attore della tua vita. Se tu invece vorrai essere il regista della tua vita, non devi sperare, ragazzi, devi semplicemente desiderare in maniera bruciante, perché se desideri, ma veramente, veramente, allora vedrai ciò che vuoi, lo vedrai nel dettaglio.
e ti verrà automaticamente la forza, la grinta per ottenere, desiderare, vedere, ottenere. Scrivetevele queste parole, per questo vi ho invitato a prendere carta e penna. Desiderare, vedere, ottenere. Chi dice speriamo che questa professione funzioni sia così come la dici è perché non vede oltre, non ha in questo momento il desiderio bruciante di ottenere qualcosa, perché se dici speriamo vuol dire che sei abituato poi a dare la colpa agli altri. Quando non parlo chiaramente della prima ora, no? Perché le persone che iniziano questo business hanno bisogno di sviluppare un certo mindset, quindi molti dicono dai, lo facciamo, speriamo, è normale, perché la parola speranza addirittura è stata cementificata dagli antichi, che dicono la speranza è l'ultima a morire. Ma chi disse sperando, quindi la speranza è l'attesa che qualcosa si realizzi per lavoro degli altri. Network marketing, amici nostri, amici miei, non è l'attesa che qualcuno ti regali qualcosa, lo devi regalare a te stesso, desiderando, vedendo nel dettaglio e matematicamente andando a ottenere. Io vi faccio una domanda per chiudere questa prima puntata di You Leader, e la domanda è questa: tu lo vedi il team dei tuoi sogni? Com'è il team dei tuoi sogni? Sapete qual è il grande difetto di tanti neo networker, ma non solo neo, anche scafati? Sapete qual è uno dei problemi? È che la gente non ha l'ambizione di avere un team. Il network marketing è acquisire una piccola competenza nella vendita e raccontare, insegnare questa piccola abilità a maggior numero di persone. E quindi il sogno di un vero networker è quello di avere dei guadagni automatici e ricorrenti grazie alla duplicazione, grazie al lavoro che si fa tutti insieme avendo un team. Lo vedi il team dei tuoi sogni? Raccontami, raccontaci com'è. Simona, lo vedi il team dei tuoi sogni? Com'è? Come deve essere questo team? Come te lo immagini? Perché se lo vedrai, se lo desidererai, come io e Alessia dal primissimo giorno della nostra attività abbiamo sognato e desiderato di essere networker in grado di ispirare un sacco di persone, quella era quasi un desiderio più bruciante di quello di ricevere i nostri soldi settimanalmente. Lo vedete il vostro team? Imma, lo vedi? Com'è? Che caratteristiche avrà e deve avere il tuo mega team? Crizia, altro che se lo vedo, ce l'hai. Crizia, appartieni alla sfera di coloro che ci hanno insegnato che sperare non ti porta da nessuna parte, ma desiderare fino a farti bruciare gli occhi è la cosa migliore per ottenere risultato. Carmen, io prima speravo, invece adesso desidero la mia libertà, voglio ottenere ciò che merito e vedo la mia vita più bella di adesso. Così, se lo vedi nel dettaglio, sarà tuo. Sì, tutte donne, mamme, belle solari, con grinta. Anche questa è una visione. Non vedo perché gli uomini che cosa ti facciano di male nel tuo team. Emanuela, lo vede? Carmen, vedo il mio futuro team forte. Giussi, non riesco a leggere il commento. Crizia, lo vedo bello, frizzante, entusiasmante, pieno di fermento e iniziative, collaborativo e presente. Se parli pieno di fermento, mi auguro che ti riferisca soltanto alla parte dei brindisi e del cin cin e delle bollicine. Frizzante, così l'avevi detto, come non detto. Nadia, donne con la voglia di fare, con grinta, pronte a tutto per farcela. Volete dare questa opportunità ad altre donne, ad altre mamme? Oggi ragazzi è lunedì, la gente è tornata al lavoro stanca di essere stata in ferie. Volete regalare a queste persone l'opportunità? Sognatela, studiate, documentatevi, spaccatevi la schiena e semplificate tutto
solo se lo conoscerete saprete farlo, alle persone, dategli questa opportunità. I cuoricini di Crizia, io lo vedo bello tosto, donne toste con forte motivazione, adesso ancora non ce l'ho ma sto lavorando per averlo. Fai il rewind di quello che abbiamo detto stamattina, guardati quei concetti e tutto si realizzerà. Lo capisco molto bene, oltre ai soldi c'è il sogno, io voglio quello. Anche uomini vuole Paola. Nicoletta, sì, un team organizzato e con un fuoco dentro che nemmeno un incendio fa più caldo. Vedo il mio team composto da tutti coloro che vogliono cambiare la loro vita e il mondo. Per cambiare il mondo devi prima cambiare te stesso, e per cambiare te stesso devi capire che il business va lanciato, che devi conoscere, devi desiderare, ma realmente, perché se stai bene, se ti fai bastare ciò che ti serve, non si svilupperà nessuno di questi concetti. Invece imparate, insegnate al vostro team che non devono avere ciò che gli serve, devono avere ciò che vogliono. Io ho iniziato questa professione principalmente per avere il mio team di successo. Necessariamente deve passare questo sogno da quegli step. Persone cazzute con un desiderio fortissimo, dice Simona. Sofia, il mio team lo immagino come una seconda famiglia. Io vi auguro di realizzare questi vostri desideri, ma più che vi auguro, io so che se voi avrete la costanza di lanciare il business, di farlo lanciare alle vostre persone, se avrete la bontà di studiare, conoscere, approfondire senza delegare ai vostri leader lo studio e l'approfondimento, perché non si diventerà mai leader se non farai ciò che fanno i tuoi leader. Per guadagnare semplicemente oppure per sentirsi soddisfatti senza sudare bisogna dotarsi di uno zainetto, farselo riempire di cocaina, attraversare una dogana, farsi dare un sacco di soldi e poi morire in carcere, perché questo è quello ciò che merita chi vorrebbe guadagnare facendo del male agli altri in maniera semplice. Qui ragazzi si suda, quello che qui si ottiene è il frutto di una serie di atteggiamenti e di mindset vincenti. Benissimo, grazie a tutti voi, grazie per esserci stati. L'appuntamento con YouLeader per domani mattina sempre alle 8:30, ci saranno altri tre argomenti. Condividete questa live, taggate anche qui sotto per farla vedere in registrata questi concetti al vostro team, perché sicuramente vi consentirà di smettere di sperare di avere successo ma di riuscire a diventare persone di successo, perché questo è quello che conta. Grazie a tutti voi, buona mattinata, buon proseguimento, in bocca al lupo, diamoci dentro e soprattutto divertiamoci. Buongiorno, grazie a tutti.